Buongiorno amici e amiche, ci siamo nuovamente. La love story tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi non è finita, i fan ovviamente impazzano sul web e ci sono frasi che passano sicuramente un messaggio poco chiaro tra i due personaggi dell'ultima edizione che continuano ad animare le discussioni dei fan, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Ci sono nuovi risvolti pochi giorni fa sui social. Sono apparse foto dei due Gelfini che brindano con un calice di vino. Nel frattempo Simona Tagli con una lettera aperta ha pubblicato una frecciata chiara a tutti e due, ha detto chiaramente che volevano sfruttare la popolarità soprattutto rivolto a Beatrice Luzzi, ma Beatrice Luzzi ieri è stata ospite di un'emittente radiofonica e al conduttore che le ha chiesto la natura del suo rapporto con Giuseppe ha replicato: tra noi, come ho sempre detto più volte, c'era un legame antico. Non so se vi è mai capitato di incontrare delle persone ed avere l'impressione di conoscerle da tante vite, quindi adesso si tratta di capire come integrare questa antica vita nella vita moderna. Insomma, parole filosofiche della Luzzi. Giuseppe Garibaldi, intanto parlando del suo legame con Beatrice, ha detto: non c'è nessuna storia tra noi, c'è un bellissimo rapporto d'amicizia, nonostante da qualche giorno abbia iniziato a seguire Valentino ed Elia, i figli dell'attrice che hanno ricambiato i follower. Prima di questa dichiarazione, lo stesso ex Gelfino, dalle pagine di un settimanale famoso, aveva raccontato di essere innamorato di Beatrice. Stiamo insieme? No, dire che stiamo insieme è un parolone, aveva detto Garibaldi, ma c'è una buona strada aperta sulla possibilità che io possa riconquistarla. Ci sto provando in tutti i modi, spendendomi al 100%, sono innamorato e voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella casa. Insomma, lui la vuole riconquistare e lei smentisce un rapporto all'inizio, adesso dice che c'è un rapporto antico, un'amicizia che si sta ovviamente incrementando. Cosa ci sarà di vero tra i due? Ditecelo voi, amici e amiche. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre.